Brooks Ravenna. Dopo 50 chilometri, vai con la musica. Corsetta di 10 km, ritmo lento in giro per la città, stretching e qualche allungo. Ottime sensazioni ed una bellissima giornata soleggiata hanno reso ancora più piacevole l'allenamento, grazie anche alla Ravenna, una scarpa con cui ho corso anche in passato ed ho sempre usato per correggere quella pronazione che tipicamente si può presentare dopo lunghi, faticosi allenamenti o gare importanti pur non essendo un pronatore. La suola risulta discretamente resistente all'abrasione, con un grip adeguato anche su percorsi leggermente sterrati ma privi di dislivelli eccessivi, e sia sul bagnato che sull'asciutto. Al centro è presente una zona di transizione per favorire passaggi rapidi e aumentare la velocità durante la corsa. Brooks ha introdotto una miscela gomma Eva a base di poliuretano, studiata per essere morbida e leggera. La gomma aggiunta aumenta anche la durata della schiuma rispetto all'Eva tradizionale ed il risultato è un sistema di ammortizzazione che rimane morbido e confortevole, anche dopo un chilometraggio elevato. L'intersuola è anche caratterizzata dal sistema di supporto che si estende lungo i lati della scarpa per offrire una migliore stabilità. La tomaia ha una discreta vestibilità e traspirabilità ed è anche molto resistente. Prevede inoltre un inserto che blocca il piede per una sicurezza aggiuntiva per chi soffre di iperpronazione. La scarpa è abbastanza protettiva e stabile, sulla parte del tallone è rinforzata molto bene ed è anche molto comoda. Grazie alla schiuma a base di poliuretano offre una discreta reattività. È una scarpa che calza bene in tutta la sua lunghezza, qualche leggero difetto sulla larghezza nella zona dell'avampiede che non è sempre ottima. Per cui vediamo insieme quali sono i pro e i contro della Ravenna 10. Partendo dalla suola, la suola offre un ottimo grip, soprattutto sulle superfici lisce. La tomaia è molto resistente. La scarpa è molto stabile grazie anche ai supporti laterali che devo dire non danno un eccessivo fastidio anche a chi non è iper pronatore come me, e la scarpa è anche molto leggera, offre un'ottima ammortizzazione perché non ho avuto alcun fastidio alle ginocchia dopo allenamenti. Relativamente ai contro, la suola non è molto resistente, in quanto dopo appena 50 km si sono già presentati i primi segni evidenti di usura qui sulla parte del tallone, se riuscite a vedere. La tomaia non è molto traspirante, probabilmente dovuta al rivestimento interno anti-irritazioni, e la vestibilità, soprattutto sulla parte dell'avampiede, non è ottimale, come si vede. Direi quindi che è un'ottima scarpa, soprattutto da utilizzare per allenamenti lunghi e frequenti. La utilizzerò anche dopo allenamenti faticosi, soprattutto quando ho la sensazione di iniziare ad avere una leggera pronazione, così da avere un supporto che possa correggermi un attimino ed evitare problemi successivi. E ovviamente è possibile utilizzarla grazie alla schiuma a base di poliuretano anche per allenamenti un po' più veloci, un fartlek o ripetute, senza però avere aspettative eccessive relativamente alla reattività. Detto questo, vi lascio qualche caratteristica tecnica della Ravenna 10 qui in descrizione,
Fatemi sapere la vostra opinione lasciandomi un commento. Se vi è piaciuto il video mettete un like, per seguirmi iscrivetevi al canale. Vi ringrazio come sempre e alla prossima.